Terrore a Nizza per un attentato a sfondo islamista. Uomo armato di coltello uccide tre persone, due decapitate. Il cordoglio di Macron e dell'Europa. Salgono drammaticamente i casi di coronavirus in Italia, 26.831 il dato nazionale, in Puglia i casi 716. Maglia nera, il Varese. Forte polemica sulla scuola tra la ministra dell'istruzione Azzolina e il governatore regionale pugliese Emiliano. La ministra chiede il rientro a scuola in presenza. Calcio stasera Europa League, in campo da poco la Roma alle 21.05, attesa per Milan e Napoli. Una buona serata e ben ritrovati da World News 24. In apertura, l'attentato terroristico avvenuto oggi a Nizza, dove un uomo armato di coltello ha seminato panico e terrore vicino alla chiesa di Notre Dame. Due persone sono state decapitate, un'altra è morta. Tra l'altro, l'uomo sembra un arabo, ha gridato più volte Allah Akbar. Vediamo i dettagli nel servizio che abbiamo preparato. Terrore e morte a Nizza in Francia, dove giovedì mattina si è verificato un attentato, forse di natura terroristica. Un uomo armato di coltello ha seminato il panico davanti alla chiesa di Notre Dame, decapitando una donna di 66 anni e uccidendo altre due persone. Diversi i feriti. Il premier francese Castex si trova da diverse ore nella città transalpina. L'autore dell'attentato, secondo fonti di polizia, è stato colpito dalla polizia e successivamente catturato. Tra l'altro, l'inchiesta è stata affidata alla procura antiterrorismo. Nonostante su Twitter il sindaco della città abbia parlato di un attacco terroristico, che si tratti di un attentato islamista, lo conferma il presidente francese Macron, arrivato qualche ora dopo a Nizza, luogo dell'attentato. Lo stesso ha messo in evidenza il passaggio da 3.000 a 7.000 dei militari dell'operazione Sentinel. Un attentato terroristico islamista ed ha garantito il sostegno ai cattolici di tutto il paese, confermando dunque la prima ipotesi che era giunta dal sindaco della città transalpina. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo europeo. Per l'Italia si sono fatti portavoce il premier italiano Conte, il capo dello Stato Mattarella ed il Papa. Ed ora occupiamoci dei dati dell'emergenza coronavirus. Secondo il bollettino della Regione Puglia, i casi sono arrivati a 716. Maglia nera il Varese con 240, a seguire 208 nel Foggiano, 129 nel Tarantino, 48 nell'Abate, stesso numero anche per la provincia di Lecce, e 41 per la provincia di Brindisi, per un totale di casi di regione 17.069. Ancora peggio la situazione per quanto concerne il dato nazionale, che parla di 26.831 casi rispetto ai 24.991 di mercoledì, e tra l'altro anche un numero molto alto di tamponi, 211.000, mentre si sono registrati ancora un alto numero di decessi. Una situazione certamente non semplice. E tra l'altro, proprio in queste ore, il ministro regionale Boccia ha fatto sapere che saranno disponibili 10.300 posti in terapia intensiva. Parlavamo poco fa del numero di morti, sono 217 per quanto concerne i casi attualmente positivi, vi è un incremento di 22.734. Maglia nera spetta ancora alla Lombardia, a seguire poi il Piemonte ed il Veneto. Ed ora parliamo della decisione del governatore regionale pugliese Michele Emiliano di sospendere per un mese la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma la risposta della ministra Azzolina non si è fatta attendere e chiede alle istituzioni regionali pugliesi di riaprire le scuole.
Le scuole di ogni ordine e grado in Puglia cesseranno le loro attività in presenza, lo ha deciso il governatore regionale Michele Emiliano. La scuola era stata riaperta dopo mesi di sospensione lo scorso 24 settembre. Nei numeri snocciolati da Emiliano, 417 studenti positivi e 151 casi tra docenti e personale scolastico. Non si fa attendere la replica della ministra dell'istruzione Azzolina dopo la decisione del governatore regionale Emiliano di chiudere per un mese tutte le scuole. Definisce l'Azzolina impressionante il numero fatto dei contagi per quanto concerne la Puglia. La stessa regione dice ha poi ammesso che il problema non è la diffusione del virus, ma l'organizzazione del lavoro della sanità regionale. Si riaprono al più presto le scuole, evitando conseguenze gravi e future per gli studenti e per le famiglie. La comunità scolastica pugliese nei mesi scorsi ha lavorato tantissimo per preparare le scuole alla riapertura, la stessa che oggi è richiesta agli attori istituzionali, chiaro il riferimento a Emiliano, per non togliere alle bambine e ai bambini momenti di socialità, studio, impegno e crescita. Una serata agrodolce per Juventus e Lazio nella seconda giornata della Champions League. La formazione bianconera allenata da Andrea Pirlo è stata sconfitta a Torino con il punteggio di 2-0 dal Barcellona, che si era portato in vantaggio al 14° del primo tempo con Dembélé. Ben tre reti realizzate da Alvaro Morata sono state annullate per sospetti fuorigioco, con irritazione della panchina bianconera. Il gol del raddoppio arriva ad opera di Messi su calcio di rigore. La Lazio in terra belga conquista un prezioso pareggio 1-1 contro il Bruges. Al 14° del primo tempo, biancocelesti in vantaggio con Correa, il pari dei locali, poco prima della fine del primo tempo, su calcio di rigore. Attesa per la seconda giornata di Europa League, in cui sono impegnate nell'ordine Roma, Napoli e Milan. I giallorossi di Fonseca cercano il bis con il CSKA Sofia. Riscatto per il Napoli, attesa la trasferta spagnola contro la Real a Sociedad, mentre il Milan a San Siro ospita lo Sparta Praga. Ed è tutto per questa edizione serale di War News 24. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale, come sempre, domani mattina alle 9. Buon proseguimento di serata a tutti.